Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 26esimo episodio. Nello scorso episodio abbiamo affrontato e sconfitto i Super 4 e quest'oggi andremo ad affrontare la campionessa. Quindi mi raccomando, vi chiedo di lasciare subito un bel pollicione in su, quindi un bel like, iscrizione al canale e campanellina attiva. Allora, in teoria ci hanno curato la squadra, esatto, ok. Non so di che tipo siano quelli della super campionessa, però spero che come livello siano più o meno come il nostro. Noi abbiamo affrontato il Super 4 abbastanza tranquillamente, tranne per l'ultimo Pokémon di Oranzo. Quello era quello che ci stava creando un po' più di problematiche. Però siamo riusciti con Nevolino a vincere anche quella. Ah, proprio sul tetto. Eccola qua, Lisma! Salve! Benvenuto, J. Fabri. Mi fa davvero piacere rivederti qui all'apice della Lega Pokémon. La tua ultima prova sarà lottare contro di me. Per superarla dovrai sconfiggermi. Ma prima di iniziare vorrei scusarmi con te. Devi sapere che è un difetto che poco si confà a una presidentessa della Lega Pokémon. Per quello che riguarda le lotte Pokémon, sono totalmente incapace di scendere a compromessi. Ed è forse per questo che, ahimè, ultimamente ne sono riuscito a superare la mia prova. Ma sento che tu riuscirai a fare grandi cose, proprio come ha fatto la campionessa Nemi. Allora, sei pronto ad affrontarmi? Forza, mostrami tutto il talento che scorre nelle tue vene. Bisogna vedere a che livello c'hai i Pokémon, perché sennò... Parte la sfida di Alisma, super campionessa. Manda in campo Espatra, lo struzzo comunemente chiamato. Allora, che livello? Dimmi che non sono a livello 70 perché sono qua... 61, ok. Cavolo, devo cambiare Pokémon, vabbè. Vai di aeroassalto. Ah, ci piglia pure in giro. Ah, guardala lì. Va bene, va bene, va bene. Non importa, non importa. Adesso facciamo fuori sto struzzo. Allora, dove sei? Ha un 3 super efficace, non lo sapevo. Allora, lotta. 80 e 65, andiamo sull'80 easy. Dai però. Ah, boh, con un solo colpo. Devo per forza già usare Nevolino. Andiamo con Quackaval. Allora. Attacca sempre prima lui. Assurda sta cosa. Riusciamo a tirare il giusto struzzo, per favore? Oh, finalmente. Allora, non riusciamo ad attaccare. Attacca sempre prima lui. Gogoat, non so chi sia. Cambia. Provo a mettere... Ah, volevo dire Talonflame, ma è vero, me l'hanno atterrato. Provo a mettere Dragonite. La vedo complicata qua, però d'altronde è la super campionessa. Vai. E attaccano sempre prima loro. Assurda sta cosa. Però il mio è super efficace, quindi riuscissimo a tirarlo giù non mi dispiacerebbe. Not bad. Complimenti, hai fatto la scelta giusta, continua così. Eh sì, fammi rivitalizzare qualcuno mentre va. Che qua, se no... Ok. Esagerato! Perché attacca prima lui, quindi faccio che rivitalizzare anche Haunter e poi rivitalizzo Dragonite. Anzi, no, facciamo così. Ricarica totale a... Qua cavallo. Perché almeno con Talonflame gli diamo una bruciacchiata. Allora. In teoria dovremmo poter attaccare prima noi. Oh, finalmente, bravo Talon.
così prendiamo anche velocità. E let's go! Fuori due. King Gambit, non so chi sia. Ma che è sto coso? E come lo tiriamo giù questo? Provo aeroassalto, ma secondo me non gli facciamo niente. Infatti. Però potremmo fargli danno, secondo me, con Paumot. Spero. Se con Paumot uso fossa. Bravo. Ma dove male. Dimmi che gli fai almeno metà. Va bene anche solo metà. Bravo. Immaginavo fosse super efficace. Dimmi che resisti. Bravo, bravo, bravissimo. Riusalo. Bravo, Paumot. Non penso che lo one-shottiamo, però. Invece sì. Bravissimo, Paumot. Avalug. A sto punto tengo ancora Paumot e uso ancora Fossa. Sperando che funzioni. Vai Paumot, continua a nasconderti. No, ci prende lo stesso, ma guarda te. Questo potrebbe essere problematica. Allora, forse Nevolino potrebbe aiutarci. Però temo che Boro non gli faccia niente. Io la provo, la rischio, vediamo un po'. Vabbè, oddio, per non essere molto efficace. Ah, che ci piglia in giro. Ah, ci provoca. Ci provoca, attenzione. Ottimo. Ora siamo ronzio. Ok. Cosa siamo, un 2v2? Vai. Mi sa che siamo 2v2, credo. Ah, sto pesciolino. Che rottura. Ottimo. 2v1, attenzione. Oh, cosa vuole imparare? Onda schianto. Vediamo un po'. Se ha effetto... 80, ma do 120? Colpendo il bersaglio con la forza dell'acqua. Vai. Cioè 120 ci sta, eh. Ok. Glimmora. Non so chi sia. Però se riuscissi a teracristallizzare. Ma che è sto coso? Io la rischio così. Ma guarda te. Andiamo di teracristallizzazione tutte e due. Che tipo è? Mi sa che è tipo ghiaccio? Dimmi che teracristallizzo anch'io. Bravo. Vai, vai. Dimmi che attacchiamo prima noi, per favore. Ecco, attacca prima lui. Non ci ha fatto niente. E noi invece sì. Però, onestamente, per rischiarla, io faccio una bella ricarichina. Ah. Ok. Vai, vai, usala, usala. Forse era meglio che non la usava. E con Ronzi dovremmo essere a po'.
Cosa vuoi fare? No. Questo ci one shotterà 100-100. Immaginavo. Ai ai ai. Devo stare attento adesso, quindi. Devo usare un po' di revitalizzanti massimi. Lo userei a sto punto proprio su Nevolino. Magi brillio. Va bene. Basta che resisti ancora un paio. Almeno un hit dovrebbe resistere, così ho due Pokémon. Provo a revitalizzare Talonflame. Che in teoria Talonflame attacca prima. Allora. Vai Talon. Allora, lui è un fiorellino, però io vorrei provare un aeroassalto perché attacchiamo prima, in teoria. Lo so che non è molto efficace, ma non è che avevo molte alternative. No. Ancora questa abilità. Cavolo, sta cosa che è super efficace è molto problematica. Come me la gestisco? Te pareva. Allora, borsa, revitalizzanti massimi ne ho ancora, sì. Farò su Paumot. Dimmi che non uso subito Altera. Invece sì. Bella incasinata. Perché attacca prima lui, attaccassi prima io. Allora. Perché con Fossa secondo me non lo becchiamo. Io la rischio. Let's go! L'abbiamo rischiata giusta, per fortuna. Bravo Paumot. Veramente bravo Paumot. Nei commenti mi raccomando scrivete bravo Paumot. Bravissimo. E abbiamo sconfitto la super campionessa Alisma. Hai ampiamente superato ogni mia aspettativa. Che potenza straordinaria, che mosse sublimi. Oggi Paldea ha guadagnato un nuovo allenatore di cui andare fiera. I miei complimenti, Jay Fabri, anzi, campione Jay Fabrix. E complimenti sì, Gnampolè, mo te li meriti proprio tutti. Che forza, sei un mito. Bravo, no, felicitazioni. Non ci va. Gli allenatori e le allenatrici qui sono il tesoro più prezioso di Paldea e i campioni e le campionesse brillano di una luce ancora più abbagliante. Campione Jay Fabri, ora sta a te fare da esempio agli altri allenatori di Paldea. Ma adesso seguimi, ti accompagnerò all'ingresso. Sono certa che una tua compagna di classe non vede l'ora di festeggiare assieme a... No! No, ci vorrà sfidare. Sicuro. Jay Fabri! Non c'è bisogno che dici niente, te lo leggo in faccia. Sei diventato campione, vero? Sì. Chiaro, lo sapevo. Me l'ha comunicato la super campionessa appena hai superato la prova pratica. E ora guarda un po', io sono una campionessa e anche tu sei un campione. Il che significa che ora siamo pari, compagni di rango. E ora che siamo arrivati fin quassù, permetti di dirti una cosa. Vorrei che diventassimo ufficialmente rivali. No. No, mi rifiuto di ascoltarti. Voglio essere la tua rivale e non cambierò idea.
No, non mi arrenderò finché non mi risponderai di sì. Diventa il mio rivale, per favore. Vai. Allora possiamo scatenarci nel passatempo preferito di tutti i rivali. Lottare a più non posso. Allora, sei pronto? Preparati ad affrontare la vera forza. E infatti, carissima, io ho i Pokémon che saranno tutti da sistemare un attimo. Esatto, assolutamente. Perdonami, anche tu Talonflame. E poi di la verità, vuoi davvero che la prima fatidica lotta con il tuo nuovo rivale si tenga qui? Sul ciglio di una strada? Effettivamente... Beh, allora possiamo usare una delle arene della Lega Pokémon, per favore? Sei sicuro che non ci sia un luogo più adatto? Un luogo che abbia qualche significato per voi due, ad esempio? Non ho la minima idea. Mesapoli? O... dietro casa tua, non so neanche quale sia la sua casa. Ah, è vero, casa sua, la prima lotta che abbiamo fatto. È vero, la prima lotta. Allora, Mesapoli. Se non ti va bene le altre, perché non penso che vuole andare a lottare in un ristorante. Beh, il mio tesoro è un rivale che mi sa più tenere testa. Addirittura, quello suo tesoro. In pratica si potrebbe dire che il suo tesoro siamo noi. Interessante. Ti aspetto all'arena nella piazza centrale di Mesapoli. Non farmi attendere. Non ti preoccupare. Basta che mi fai curarmi i Pokémon. Ma ho avuto come l'impressione che Nemi non abbia mostrato la sua vera forza neppure contro di me. Forse con il tempo potrà finalmente tirare fuori tutta la sua potenza nascosta. Wow, che fortuna. Allora, curiamo i Pokémon. Salve. Più che altro che non ho più revitalizzanti massimi. Questa potrebbe essere una problematica. Ok. Ho ricaricato tutto. Allora, prendiamo solo sto omino qua che fa casino. Allora, perché so che è là sopra. Eccolo qui. E let's go. Allora, quindi ci aspetta nell'arena centrale di Mesapoli, da quel che ho capito. Non sapevo neanche che ci fosse un'arena a Mesapoli. Non capisco quale intende, più che altro. Allora, corri, corri, corri. E let's go. Allora, spero che ce li abbia di livello più o meno... come quelli dei Super 4, credo. Che senso avrebbe di averli a livello 70 o più? Cioè, c'è già Nemolino che è a livello 70. Allora, dov'è che dobbiamo lottare? Imposta come destination. E let's go! Let's go, let's go! Corri, corri! Ah, proprio in mezzo a tutti andiamo a fare la lotta. Eccomi qua. Chissà che Pokémon usa. Ci siamo quasi. Ah, eccoti qui, Jay Fabri. Nel mentre ci sono due piccioni là in alto, sei pronto a una lotta tra campioni? Deve essersi sparsa la voce della nostra sfida, come puoi intuire dal pubblico che si è creato. Tutti qua sono. E tra tutte le persone qui presenti, nessuno è più gasato di me. Bello l'arena. Su questo palcoscenico si scontreranno la mia vera potenza e il tuo talento al massimo dello splendore. Chi avrà la meglio fra noi due? Lottiamo e lo scopriremo. Parte la sfida di Nemi campionessa. Lycanroc. E io invece tutte le volte non cambio Pokémon, ma do. Allora. Alla buon'ora, ti ho aspettato un bel po'. Iniziamo dunque la lotta più grandiosa di tutte. Allora. Tutto poco efficace, perfetto. Livello 65, cavolo, questo può essere un problemino.
questo può essere un problemino. Ok, bravo, l'abbiamo scottato almeno. Ottimo, ottimo. Allora, chi è super efficace su questo cosino? Zuf. Oh, Paumot, bravo. Usiamo fosse di Paumot sperando di attaccare per primi. E mi sa che sarà una lotta abbastanza alla pari, in realtà. No, 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 resisti, 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 bravo. Dovrebbe essere una lotta abbastanza alla pari. Ho capito che vuoi vincere, però se mi fai attaccare anche a me. Ok, tra l'altro uno inventore dovrebbe subire dalla scottatura, ottimo. Quanto gli facciamo di danno? Ci mancavano solo queste cose. Vediamo un po'. Oh, ottimo, bravo, bravissimo. Hai imparato i rapporti fra i tipi prima di ogni altra cosa e vedo che li ricordi ancora. Let's go. Earthworm, il verme. Allora, il verme che razza di tipo era? Provo a usare Dragonite. Earthworm era quello dei dominanti. Ho usato Dragonite perché è colui che forse ha più tipi di abilità. E te pareva, tutte le volte. Allora, effetto normale, però fa 110, quindi vediamo se... E niente, attacca prima lui. Aia, come ti permetti? Di micro paralizza, bravissimo. Ho riuso. Cioè, da paralizzato ha evitato l'attacco. Ma guarda te. E io lo riutilizzo. Ma perché non attacca, madò? Allora usiamo Surf a sto punto. Questo va? Ok. Ma cosa sto vedendo? C'è una sfida a chi missa più colpi? Va bene. Vai. Gudra, cavolo. Devo revitalizzare Talon. Questo in teoria dovrebbe essere l'evoluzione di di Sligo. Ecco, come ho detto. Solo che a me Sligo non si evolve. Allora, è molto resistente come Pokémon. Quindi vado con Nevolino sperando di one-shotarlo. Allora, vabbè. Bravo Nevolino. Resiste? Ok. A posto. Quanti ne ha ancora? Paumot! Devo tenere un attimo Nevolino per capire un po' chi devo revitalizzare. Ah, Pokémon. Ok. Borsa. Revitalizzanti massimi, ne ho solo più due. Cavolo. Revitalizzo a sto punto Talon. E poi revitalizzo di nuovo Nevolino. Bravo. Poi mi viene un dubbio. Se io facessi... Ah, attacca prima lui. Va bene, va bene, va bene. In teoria con Quackball dovrei riuscire a buttarlo giù. Infatti... però... No, qua mi sembra che fa più danno con Etere Lama rispetto ad Acrobazia. In teoria, non sono sicuro. Basta, questo roccia aguzze. Infatti, 75.
Bravo. Ora facciamo una cosa così. Nevolino assolutamente deve rimanere. Dimmi cosa di un attacco rapido, per favore. Bravo. Hai fatto proprio la mossa giusta. Qui siamo. Ho capito, ma mi fai attaccare anche me? Grazie. E let's go. Siamo contro due. Dudon Spurs. Dudon Spurs. Ah, oddio, cos'era già efficace su di lui? Allora, contro Dudon Spurs. Forse riusciamo a fargli danno con Quackaball. Forse, non sono sicuro. Dovrei avere qualcosa di super efficace. Perché l'ho catturato. Eccolo qua, Zuffo. L'ho catturato in questi giorni. Dimmi che lo one shotti. Ottimo. Ok. Siamo contro l'ultimo in teoria. Devo cambiare Pokémon adesso perché devo curare assolutamente Quackaball. Perché adesso c'è la terza evoluzione, o la seconda comunque, di Fuecoco. E quindi devo avere Quackaball al massimo. Quindi sarà questo il mio ultimo Pokémon. E sia, sono certa che ce la metterà tutta. Skeledirr. Allora, dobbiamo curare assolutamente. Ho finito. Ah no, eccolo qua. Beh, posso usarli per pozione. Ok. Brilla, riluci, splendi come solo tu sai fare. Sei tu il mio più grande tesoro. Ok, adesso ci one shotterà Paumot 100-100. Noi mettiamo Quackaball, lo terracristallizziamo e usiamo la nuova abilità che ha imparato alla Lega, ovvero Onda Schianto, mi sembra. E in teoria dovremmo one shottarlo. Sperando di attaccare prima noi, ovviamente. Va benissimo, va benissimo. Dov'è? Eccola lì, Onda Schianto che tra l'altro mi sembra di aver letto che toglie 110-120, molto molto forte ho letto. E basta con queste rocce. Quanto toglie? 120, la cristallizziamo assolutamente. E i due Pokémon, ovvero Fuecoco e Quaxly, si ritrovano in questo mega scontro. Si erano ritrovati nella prima battaglia quando erano appunto ancora Quaxly e Fuecoco, e adesso tutti e due alla loro seconda o terza evoluzione, dipende da come la vogliamo calcolare. E let's go! Lo one shotteremo? Assolutamente sì. E abbiamo così sconfitto anche la campionessa Nemi. Abbiamo sconfitto tutti praticamente. Cosa sta succedendo? Vediamo un po' che cosa c'ha da dire. No, ma non piangere. No, Nemi. C'è. Ma no. Ah, ok, ce l'hai fatta! Incredibile, inimmaginabile, sei il più forte che ci sia. J. Fabrix. Oh, che gioia. Ho tirato fuori fino all'ultima briciola della mia forza. Fino all'ultimissima. Eppure. Ah! Le lotte Pokémon sono la fine del mondo. Mi sono divertito come mai prima in vita mia. Grazie davvero, e la prossima volta vincerò io. Allora, J. Fabric, che ne dici se ci facciamo una piccola pausa? E subito dopo un'altra lotta? Adò. Vediamo un po', che Pokémon manderò in campo per sbaragliarti? E così abbiamo sconfitto anche, oltre ad Alisma, la super campionessa, anche Nemi. Il cammino dei campioni completato. Ebbene sì, raga, abbiamo terminato la seconda delle tre storyline. Vedo però che mi dici di andare. Dove vuoi andare? Ah, ok.
Proprio questo volevo fare, andare in presidenza e vedere che cosa c'è da dire. Perché raga, manca ancora una storia da concludere, ovvero quella delle spezie. C'è Pepe che ci sta aspettando da tipo un sacco di episodi a Dozilla per quanto riguarda l'area zero. La ringrazio di cuore per quanto ha fatto nel corso dell'operazione Stardust. In qualità di preside, mi rincuora sapere che le travagliate circostanze in cui si trovava la signorina Penny si siano risolte per il meglio. E so per certo che Penny stessa le è estremamente riconoscente. Sono conscio di non essere nella posizione di poter avanzare ulteriori richieste, ma sarei oltremodo felice se potesse continuare a offrire la sua amicizia alla signorina Penny. Certamente. Non sa quanta gioia ha portato il suo arrivo in questa scuola. Vorrei offrirle un dono in segno del mio apprezzamento. Hai ottenuto una gran pepita. Hai messo la gran pepita nella tasca tesori. Mi auspico che lei continui a essere la persona ineccepibile che ha dimostrato di essere fino ad ora, mio caro J. Fabri. Tu e il preside Clavel avete fatto amicizia. Ah, così. Allora, vediamo un po'. Vado un attimo in atrio. Anche perché sennò non mi fa uscire. Vuoi vedere se c'era qualche chiamata o qualcosa appena uscivamo dalla scuola? E invece nessuna chiamata. Detto ciò ragazzoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Se ancora non avete fatto, vi lascio un bel pollice in su. Quindi un bel like, iscrizione al canale, campanella attiva. Ci manca ancora un piccolo pezzettino per concludere Pokémon, tra virgolette, ovvero quello di andare a Dozilla, dove c'è Pepe che ci sta aspettando, deduco per sfidarci, e cominciare la nostra esplorazione nell'area zero. Detto ciò, grazie mille a tutti per aver guardato questo video, ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!